Sono state stabilite le nuove sedi dei seggi elettorali dove gli elettori di Pordenone dovranno recarsi il 3 e 4 ottobre prossimi per esercitare il diritto di voto e scegliere il sindaco e i loro rappresentanti in consiglio comunale. Secondo le direttive ricevute dal Ministero dell'Interno, le consultazioni elettorali si terranno nelle palestre cittadine, in sostituzione delle tradizionali aule delle scuole, per evitare di compromettere il regolare percorso didattico degli alunni e degli studenti. Gli elettori delle sezioni numero 1, 2, 3 e 4 che si recavano nelle aule delle scuole elementari Gabelli in Viale Trieste dovranno recarsi nella palestra della stessa scuola, sempre in Viale Trieste 16. Le sezioni numero 5 e 6 invece saranno trasferite nella palestra dell'ISIS Zanussi e vi si dovrà accedere da via Molinari 46, dal cancello blu di fronte alla palazzina ex Tipografie Savio. Gli elettori della sezione 7 ed 8 invece dovranno votare al palazzetto di hockey e patinaggio marrone all'interno dell'ex fiera in via Molinari 37. Anche gli elettori delle sezioni 9, 10, 11 e 12 della Collodi in via Molinari dovranno recarsi al vicino palazzetto di hockey e patinaggio. La sezione numero 13 della scuola Padre Marco Daviano in via Noncello sarà trasferita all'interno dello stadio di atletica leggera Agosti in via San Vito, dietro le tribune, mentre le sezioni numero 14 e 15 saranno collocate nello stabile degli spogliatoi sul lato delle ferrovie. Gli elettori delle sezioni numero 16, 17, 18, 19 e 20 delle scuole elementari Grigoletti di Via Maggiore dovranno votare nella palestra della scuola media Pasolini di Rorai Grande in via Maestri Zanelli, laterale di Via Maggiore. Le sezioni numero 21, 22 e 23 della scuola Lombardo Radice di Via del Carabiniere saranno trasferite nella palestra numero 1 del liceo scientifico Grigoletti in via interna. Nella stessa palestra dovranno votare gli elettori delle sezioni 26, 27, 28, 29 e 30 che abitualmente si recavano alla scuola 4 novembre. Nella palestra numero 2 dello stesso liceo scientifico Grigoletti di via interna saranno sistemate le cabine elettorali delle sezioni numero 31, 32, 33 e 34 per gli elettori che di solito si recavano presso la scuola Beato Dorico in via Piave. In questa stessa palestra potranno esprimersi gli elettori delle sezioni numero 35, 36, 37 e 38 che prima votavano nelle aule della scuola Narvesa di via Fonda. Per accedere alla palestra numero 1 e 2 si dovrà entrare dall'ingresso posto sulla strada, oggi chiusa al transito, che si trova fra il liceo scientifico Grigoletti e la caserma dei Vigili del Fuoco. In loco saranno collocate segnalazioni per agevolare gli elettori. Le sezioni numero 39, 40, 41 e 42 dalle aule della scuola De Amicis in via Udine saranno trasferite nella palestra della stessa scuola. Due le sedi che rimangono nella loro collocazione abituale, la sezione numero 43 che conserverà il seggio nell'ex scuola materna di Villanova e i seggi ospedalieri delle sezioni numero 24 e 25 al servizio dei degenti e dei ricoverati al nosocomio. Le sezioni numero 44, 45 e 46, abitualmente allestite nelle scuole Rosmini di via Pirandello, saranno collocate nella palestra comunale di Villanova in via Pirandello 35. Gli elettori della sezione numero 47, 48 e 49 che si recavano presso la scuola elementare Gozzi in via Vesalio per votare dovranno recarsi nella palestra delle scuole medie Terzo Drusin, nella stessa via. Ed infine le sezioni 50 e 51 della scuola elementare Leonardo da Vinci in via Valle saranno trasferite nello stabile del polisportivo di Valle Noncello che si trova sempre in via Valle, dietro le scuole stesse.
Per info 0434 392 245 oppure 0434 392 284. Tutte le informazioni e l'elenco dei nuovi seggi sono reperibili alla pagina web comune.pordenone.it/seggi.